Buona giornata amici dell'Ortica Social, consueto appuntamento del lunedì con Sua Eccellenza il Calcio, la seconda puntata della quarta serie, la punta in assoluto, la trasmissione numero 106, quindi stiamo viaggiando in terza cifra e ancora una volta sarà una puntata molto particolare, fra alcuni istanti poi lo vedrete inquadrato, nei nostri studi ritorna un amico vero di Ortica Social, una persona che c'è stata anche in momenti abbastanza complicati e poi noi abbiamo una tradizione che nelle primissime puntate invidiamo veramente quelli che consideriamo gli amici stretti, una sorta quasi di parenti ormai calcistici e sportivi. Io lo disturbo, ma lo disturbo non mi interessa quale, e accanto a me il vicepresidente della V3 Maccarese Andrea Persi, grazie di essere con noi. Grazie a voi Gianni, sempre un piacere. E poi ormai apriremo una parentesi perché è diventato famosissimo, era già famoso ma è diventato famosissimo, uno dei nostri opinionisti di questa stagione, il collega Giovanni Pimpinelli, giornalista. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, direttore. Come vanno le cose? Come hai visto questa seconda giornata di campionato? Perché sono venute fuori tante cose in questa giornata. Tra l'altro anche il fatto che il vicepresidente ha dimenticato l'antizanzare quest'oggi, a differenza del primo ospite, quindi insomma, ecco. Per la V3 Maccarese non si mette bene questa. Sulle zanzare, vi racconto un aneddoto, così iniziamo a scherzare. La scorsa settimana è stato ospite con noi il direttore sportivo del Certosa Paolo Michesi. Apro parentesi, questa trasmissione porta fortuna perché la sorte ha restituito al Certosa quello che gli aveva tolto nella prima giornata. E prima della trasmissione, il direttore Michesi ha tirato fuori. Avete presente il flacone famiglia dell'Autan? Perché le zanzare purtroppo ancora non ci stanno lasciando, noi ci auguriamo che si congedino presto. E con l'Autan ci siamo salvati la scorsa settimana. Vicepresidente Persi è partito male oggi perché aveva preannunciato che portava l'Autan e l'Autan, nonostante abbia smontato la sua sacca, l'Autan non c'è. Iniziamo col sorriso perché c'è tanto da parlare in questa puntata, girone A e girone B dove sono successe cose diametralmente opposte. Ecco, se vedete che facciamo dei gesti strani durante la trasmissione non ci siamo indemoniati, è perché siamo attaccati dagli elicotteri, ovvero dalle zanzare. Nel girone A addirittura 7 pareggi su 9 partite, è qualcosa che non accadeva da tempo. Nel girone B solo un pari invece in 9 partite, quindi due gironi completamente differenti. Parleremo poi anche della Coppa Italia che ritorna mercoledì con delle partite estremamente importanti. Prima di iniziare, come sempre, ringrazio i padroni di casa, lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli, e un salutone a Marco Scorsini da Angri che ci sta guardando. Marco è tornato alle prime luci dell'alba dalla trasferta nella lontana Puglia, a Ugento, dove è riuscito a pareggiare una partita complicatissima. E piano piano, se lo fanno lavorare Marco, i suoi risultati con l'Angri riesce sicuramente a portarli a casa. Un saluto a Marco, che poi sono sicuro che fra alcuni istanti ci saluterà anche lui fra i tanti commenti. Allora, io parto con il vicepresidente Persi, perché come ho preannunciato la scorsa settimana, io, Giovanni, tanti, sono 4 mesi che ci stiamo facendo una domanda, vicepresidente, per quello che è successo, ovvero fine scorso campionato, magnifico duello tra V3 Maccarese e Amatrice Rieti, se la giocano fino all'ultimo, poi c'è lo spareggio al di là da come è andata. Si celebra, venne anche il vicepresidente ai nostri studi a celebrare che l'Amatrice Rieti comunque ha vinto meritatamente lo spareggio e tutti l'abbiamo lasciata a metà maggio in Serie D. Qualche giorno dopo arriva la notizia che l'Amatrice Rieti dice no, in sostanza abbiamo scherzato, noi al campionato di Serie D non ci possiamo iscrivere, ripartiamo da un'altra categoria. Allora intanto parto da questo fatto, poi andiamo a quello che non è successo. Nel rispetto delle scelte di tutti, non è una picconata alla credibilità del calcio dilettanti, alla bellezza di un campionato che è stato meraviglioso con due protagoniste splendide, che qualcuno insegue un'altra squadra, l'aggancia, vince lo spareggio, vuole per forza andare in Serie D e dopo praticamente 48 ore ci ripensa? Insomma, non è uscito bene tutto il sistema, no? Ma io parto dal presupposto che, così come per te sono 4 mesi, puoi immaginare i miei 4 mesi, quindi non sono cose che vanno al di là dello sport. Io parlo di campo, se parlo di campo i ragazzi del Rieti hanno vinto meritatamente, così come sarebbe stata una nostra vittoria meritata in caso il gol al supplementare l'avessimo fatto noi anziché loro. Quindi sul campo bisogna sempre dire, come ho fatto tra l'altro in trasmissione il giorno dopo la sconfitta, ho fatto i complimenti a Rieti e
alla squadra Rieti faccio i miei complimenti. In tutta onestà, in tutta franchezza, non faccio i complimenti alla società Rieti, che si è comportata secondo me in una maniera, società amatrice Rieti, anzi sì, per correttezza, perché il Rieti, come sappiamo, ce l'abbiamo al girone, anzi sono società da quanto so seria. Sicuramente non è serio, non si fa in questa maniera, soprattutto perché poi si è falsato un mercato a dicembre con cifre importanti su giocatori fortissimi anche fuori categoria, e finché si fa una cosa del genere propedeutico a un salto di categoria, io mi tolgo il cappello, onore a chi riesce a fare queste operazioni. Dall'altra parte poi trovarsi a fine giugno che iniziano ad arrivare le voci, io non volevo crederci, sono sincero. Quando l'ho sentito, trovare una squadra che ha vinto il campionato ne è venuto penalizzato fuori il comitato regionale Lazio, perché poi ha mandato solo una squadra in Serie D anziché due, quindi da un certo punto di vista non è che c'è da prendersela con qualcuno. È stata una scelta imprenditoriale quella di non iscrivere Rieti al campionato. Dall'altra parte io però sono, credo, libero di dire che trovo irrispettosa di questo sport questa è stata una scelta che è stata fatta. Nulla toglie invece ai ragazzi che sul campo hanno meritato di arrivare ai primi a pari punti, hanno meritato di vincere lo spareggio, però una società che fa una cosa del genere secondo me non rispecchia i valori dello sport. Ci possono essere problemi di budget, si fa una squadra di giovani e ci si prova comunque, nel senso, fare quello che è stato fatto è follia. Mi auguro che tutte le promesse che sono state fatte ai calciatori poi siano state rispettate in sede di accordi economici, perché sarebbe ancora di più una beffa se non fosse così. Che io sappia sono state rispettate, quindi è ancora più incomprensibile quello che è successo, e lascia tanto l'amaro in bocca, e mi auguro che personaggi del genere gli venga vietato in futuro di far parte di associazioni sportive, perché questa è la morte dello sport. Lo sport è il calcio, è il risultato sul campo, lo sport è provare a fare la categoria che ti sei conquistato sul campo. Io sono contro la vendita dei titoli sportivi, sapete quante volte mi hanno chiesto perché non ti compri il titolo della Serie D, oppure quando ero in terza categoria, ma perché non ti compri direttamente l'eccellenza? Io non compro niente, io vado sul campo e quello che meritiamo di raggiungere raggiungiamo. Io aggiungo che quella matrice Rieti, che non c'entra niente con l'FC Rieti che gioca nel campionato di eccellenza, peraltro aveva anche acquisito quel Rieti il titolo della matrice, che meritatamente aveva vinto il campionato di promozione. Quindi prima acquisizione, poi campagna acquisti sontuosa, seconda campagna acquisti sontuosa per contendere il titolo alla Vuttre Maccherese, e poi dopo qualche giorno arrivederci, abbiamo scherzato. Venga la seconda domanda, così ci togliamo l'altro dente che ci duole da 4 mesi. Allora, tutti noi, il Rieti fa un passo indietro, la matrice Rieti rinuncia alla Serie D, noi per equazione mentale abbiamo detto, non c'è neanche da dirlo, la Lega dilettanti ripesca la Vuttre Maccherese, che ricordo il campionato era arrivata prima, non l'aveva vinto il campionato ma era arrivata prima. Cosa è successo, vicepresidente? È successo, il regolamento della Serie D è esplicito in tal senso e dice che una società, se fa rinuncia, cioè i posti disponibili sono presi dalle squadre che appartengono alla graduatoria delle non aventi diritto. Noi non sapevamo che Rieti non si sarebbe iscritto, non abbiamo fatto domanda di ripescaggio nei tempi corretti, in quanto avevamo fatto un calcolo dei punti ed eravamo intorno al 10º, 11º, 12º posto. Sapevamo benissimo che non c'erano 10-12 posti in Serie D e quindi era inutile fare tutta la trafila burocratica, che vi garantisco è pesante per iscrivere una squadra in Serie D, e non abbiamo fatto richiesta. Nel momento in cui veniamo a sapere che il Rieti non si è iscritto, ha fatto espressa rinuncia, abbiamo mandato anche una PEC in federazione per chiedere il formale ripescaggio, ci siamo messi anche con dei legali, gli spiragli probabilmente c'erano ma non c'erano i tempi. Il regolamento della federazione prevede che i posti vacanti siano dati sulla graduatoria, sarebbe dovuto esserci una sorta di battaglia legale sul fatto che Rieti abbia fatto espressa rinuncia, quindi abbia comunicato prima che non voleva iscriversi al campionato di Serie D, però non c'erano i tempi della battaglia legale perché era già tardi, era fine luglio, i tempi erano troppo ristretti.
per dirla tutta, la Matrice Rite ha fatto due danni alla Ultra e Maccarese, uno sul campo legittimo di contendere la vittoria in campionato e poi quello di non dire magari preventivamente rinunciamo alla Serie D, magari la Ultra avrebbe potuto rispettare i tempi, non è stato così, però era giusto anche approfondire questo argomento e capire cosa fosse successo. Andiamo all'attualità con Giovanni Pimpinelli. Il Michesi che saluta il vicepresidente Aperzi, ha appena creato il commento sulla diretta. Michesi che se ci lasciava l'Audan secondo me ci faceva una cortesia gigantesca. Saluto al Certosa che era fatto una grande impresa, poi ne parleremo. Allora, come sempre, la cartolina, la fotografia di questa giornata, Giovanni, 9 partite, 7 pareggi, e pareggite o paura di perdere? È sicuramente la questione principale di questa giornata è che ancora non si notano i valori di questo campionato. Torniamo al discorso, facciamo lunedì discorso, ovvero ci sono squadre che partono davanti per quanto riguarda il pronostico, e la V3 è tra queste formazioni che secondo noi lotteranno per le posizioni del primo e del secondo posto, che porteranno rispettivamente alla promozione diretta in Serie D e agli spareggi nazionali. Però non c'è tutta questa differenza tra il blocco di quelle che puntano al vertice, l'altro blocco delle squadre di centroclassifica, ma neanche con quelle che lottano per non retrocedere. Lo dimostra questa giornata il risultato a sorpresa della V3 che pareggia a casa il derby col Fiumicino, anche il Valmontone che pareggia contro il Viterbo e poi anche il risultato della Dispoli contro la Tivoli, tutti 1-1, che fanno ben capire che la situazione è questa. Ovviamente un po' più incerta la situazione per Pomezia Certosa, che tra l'altro ho indicato come pareggio nei pronostici, quindi è stato l'unico pronostico che ho preso, vabbè, ma per il resto però mi faccio complimenti da solo per quello che è successo con Pomezia Certosa. Però sicuramente possiamo dire che ancora è presto per vedere i valori che stanno emergendo. Nessuna squadra a punteggio pieno, se non ricordo male, e quindi hanno guadagnato terreno solamente la Romone, che ha battuto Colleferro e che si dimostra squadra che sta avviando un percorso incerto. Poi per quanto riguarda Ottavia Luis, il discorso insomma è chiaro per quanto riguarda la squadra di Pino Porcelli. Poteva essere davanti a tutti con 6 punti, invece è nel gruppo a 0 punti in fondo alla classifica, perché diciamolo, un discorso che ha buttato a un certo punto la gara col CIEC, che anche ieri la situazione un pochino si è rivista, perché era avanti 2-0 nei confronti degli universitari e poi è arrivata la rimonta da parte della squadra anch'essa biancazzurra, quella proprio della Luis, e quindi andrà gestita questa cosa, perché dal punto di vista delle risorse fisiche e tecniche l'Ottavia c'è. Però in settimana sarà difficile gestire questa cosa per quanto riguarda l'aspetto mentale. Anzi, per fortuna arriva la Coppa Italia per quanto riguarda le varie squadre, e un altro punto di vista per l'Ottavia, perché non la giocherà, è uscita dalla competizione, ha perso contro la Rieti, e quindi sarà una settimana in cui dovrà capire che il potenziale c'è, ma va dimostrato fino al 90esimo, perché l'abbiamo visto per 60-70 minuti, anche 80 minuti a Civecchia, poi però all'ultimo sono arrivate sgradite sorprese. Allora, analizziamo un po' di partite. Ieri ci siamo divisi un po' sui campi, e ovviamente testimone diretto di V3 Maccarese Fiumicino 1-1 era il vicepresidente. Allora, vista la sintesi, dominio della V3 Maccarese, tante occasioni da gol, come sempre voi in casa siete un rullo compressore quando attaccate, mettete la corda agli avversari, eppure alla fine portate a casa un punto. Cos'è successo? Quello che succederà un po' a tutti durante tutto il girone. Nessuno ti regala nulla, il Fiumicino squadra molto giovane, molto fisica, hanno corso tanto, hanno dato tutto, se non chiudi le partite poi l'episodio ci può sempre stare, una palla sporca in area di rigore, e hanno pareggiato verso poco dopo la metà del secondo tempo, poi abbiamo creato altre occasioni, ma se la palla non entra difficile vincere, ma c'è poco da recriminare, insomma alla fine mi diceva il mister, la statistica erano i 13 tiri a 2, quindi... che vuoi dire, fa parte di quello che sarà questo girone. Se in un girone come questo, con queste squadre che ci sono, alla seconda giornata non c'è una squadra a punteggio pieno, l'unica potenzialmente è la Romulea perché ha giocato solo una partita, non c'è nessuno a punteggio pieno, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Dall'altra parte ci fioccano i 5-0 e è evidente come ci sia un enorme squilibrio tra i gironi, come il girone A sia un girone difficilissimo,
pieno di squadre importanti e dove anche le squadre meno importanti sanno che soprattutto in questo momento è importantissimo fare punti che gli serviranno verso fine anno. Quindi faccio i complimenti ai ragazzi del Fiumicino perché hanno disputato una partita gagliarda, tosta, corretta, hanno picchiato come giusto che sia calcisticamente parlando, hanno alla fine ottenuto il punto che volevano. Faccio i complimenti anche ai nostri ragazzi perché la partita l'hanno fatta, magari con un po' più di attenzione la prossima volta i tre punti si possono portare a casa lo stesso, ma non è un girone facile, le partite tanto a poco ne avremo veramente poche quest'anno. L'anno scorso voi per diverse settimane, quando poi avete iniziato anche a vincere, avete sempre mantenuto un profilo basso, no, vicepresidente? Vediamo alla fine del giro andata, vediamo più avanti. Quest'anno l'obiettivo dichiarato è vincerlo il campionato? Ma l'obiettivo dichiarato è vincerlo, ma quando ci sono 7-8 squadre di alto livello, con budget magari anche più importanti del nostro, è difficile mettere un vincolo, l'obiettivo è vincere. L'obiettivo è far bene, come abbiamo sempre fatto. Chiaro che veniamo da un primo posto condiviso, quindi si cerca sempre di fare meglio, quindi l'obiettivo sarebbe quello di arrivare primi, magari con un punto in più della seconda in classifica. Però dall'altra parte non deve diventare neanche un'ossessione. Abbiamo perso Bomber Damiani, comunque abbiamo perso tanto in termini di gol. Abbiamo messo dentro Davide Follo, che secondo me è un giocatore che può ripercorrere le orme di Alessio. Abbiamo messo dentro un giocatore come Bosi, che non credo che abbia bisogno di presentazioni. Sicuramente siamo una squadra forte, non è che ci nascondiamo, vogliamo dire che andiamo al settimo posto. È evidente che siamo ambiziosi, ma dobbiamo essere ambiziosi e coi piedi per terra. Se iniziamo a pensare che il risultato debba arrivare perché siamo la V3 Maccarese e perché l'anno scorso siamo arrivati primi, i risultati non arriveranno. Se come invece i ragazzi stanno facendo, lottano, si impegnano, poi è chiaro che le partite nel calcio non si possono vincere tutte. Chiaro, non è che posso dirti che mi starebbe bene arrivare terzo, no, è evidente. Si cercherà di vincere, sapendo comunque che, ripeto, ci sono squadre che hanno budget a 6-0, ci sono squadre estremamente importanti, giocatori di categoria, non c'è una squadra materasso e vedrete che non ci sarà, forse un paio di squadre che sono leggermente sotto le altre, ma vedrete che sarà un girone, dicevo prima con Giovanni, che non si vincerà i punti dell'anno scorso. Secondo me è un girone che probabilmente si vincerà intorno ai 65 punti, perché è un girone veramente complicato. Oh, sulle squadre che hanno fatto una campagna acquisti sontuosa con tanti zeri, con Giovanni vorrei aprire un attimo una piccolissima parentesi, perché è vero che siamo soltanto alla seconda giornata, però allora quest'anno è stata introdotta la regola che si può condividere o meno gli under, se volete giocano o non giocano, non c'è più vincolo, si può giocare anche con 11 trentenni per capirci. Qualcuno ha allestito squadre economicamente importanti, Giovanni, però con tanti non giocatori di 20 anni, diciamola così. E so già le prime due domeniche qualche squadra con questi over gioca bene per tre quarti, poi nel finale crolla e prende il gol. Esempio clamoroso, ieri poi ne parleremo, il Valmontone che giocava con un uomo in più contro il Viterbo e il Viterbo nel finale è riuscito a pareggiare perché il Valmontone ha allentato un po' la presa. Stesso discorso, l'ho visto ai miei occhi ieri, Ottavia Luis, quando poi i giocatori dell'Ottavia, che ha allestito un bello organico, sono andati un po' a corto di fiato, la Luis ha preso i giovanotti della Luis, hanno preso il centrocampo e hanno ribaltato il risultato. Allora, non c'è il rischio che schierare 11 opere, no, blasonati, famosi, però poi alla fine faccia pagare dazio dal punto di vista atletico, secondo te? Sicuramente è un rischio che va preso in esame, perché siamo alle prime giornate, perché le temperature sono ancora abbastanza alte, perché si è cambiato modo di intendere le varie squadre, anche il tentativo di fare il mercato è un po' diverso, perché magari fino all'anno scorso, dovendo schierare 4 under, dovendo mettere dei ragazzi molto giovani sugli esterni, avevi chi riusciva a correre, magari ad appoggiarsi sull'attaccante che faceva le sponde e gli esterni veloci che andavano. Adesso questo discorso a lungo andare durante le partite è un po' più complicato, perché cambiano squadre che hanno delle medie abbastanza alte, perché poi è cambiato anche il modo di fare il mercato, è cambiato anche il modo di schierare proprio le formazioni. Infatti diamo qualche occhiata un po' in giro, non so se ha visto anche qualcosa del vicepresidente, se l'età media si è alzata delle varie squadre, per capire sì, oggi quanti under schiererebbero, insomma, se la regola fosse rimasta tale e quale.
Però c'è bisogno di un periodo di attesa. Per anni abbiamo ascoltato le opinioni degli addetti ai lavori che dicevano che schierare gli under, fare le regole degli under serviva a poco, perché poi i giovani con cui si dovevano venire fuori. Adesso vedremo se questi pensieri, se queste scuole di pensiero saranno state quelle più adatte. Vicepresidente, così è vero che siamo all'inizio, però insomma, guardando poi le campagne acquisti, un'idea ce la siamo fatta. Lei fa parte della corrente di pensiero che diceva al montone un pochino più avanti a tutti in un'ideale griglia o no? No, perché a calcio si gioca in 11, puoi comprarne anche 40 dei giocatori, ma sempre in 11 giochi. Sicuramente il Valmontone è una signora squadra imbottita di grandi giocatori, quindi sicuramente dal punto di vista del budget è anni luce avanti agli altri, ma vi ripeto, si gioca in 11 e sempre 5 cambi ci sono, quindi sempre in 16 giocheranno. Quindi su questo Valmontone fa parte di un gruppo di squadre. Se vi ricordate l'anno scorso, non so se eravamo insieme in trasmissione quando mi avete chiesto la stessa domanda sul Pomezia. Sì. Ci sono in 11, giochiamo in 11, vediamo chi è più bravo. Quindi non ho paura del Valmontone, così come ho enorme rispetto di tutte le squadre, dal Valmontone proprio al Fiumicino, alla Sorianese, alla Luis stessa, che domenica abbiamo battuto, ma è una squadra ostica. La domenica noi facciamo bene 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 per vincere 5-1 loro, tant'è vero che questa settimana sono andati a vincere a campo dell'Ottavia. Non è una squadra che prenderà 5 gol a Luis da tutti, anzi, quindi devi fare la partita giusta con tutti quanti. Ti aggiungo sul discorso degli under, è vero quello che ti ho detto, che l'età media si è alzata, però dall'altra parte, ad esempio, noi abbiamo fatto una scelta di fare un mercato sì su qualche opera, abbiamo preso di 2002, di 2003 per fargli fare tra virgolette titolari, abbiamo preso anche 2004 e 2005, che erano tempo di crescere dietro ai nostri grandi, essere pronti a farsi trovare pronti nel momento del bisogno già quest'anno, e per il futuro sarà l'asse portante della V3 del futuro. Quindi adesso questa regola, che ha i suoi lati negativi, è anche il lato positivo, che permette di prendere giovani di qualità senza l'incubo di farli giocare subito 90 minuti, magari esporli alla brutta figura o al rischio. Cioè, abbiamo il rampa di lancio, un 2006, un 2007, qualche 2004, qualche 2005, che nel momento giusto avranno il loro spazio. Quindi poi sta anche a noi società guardare un po' più al di là del proprio naso. Chiaro e evidente che se tu pensi sempre all'instant team ti va bene un anno, già l'anno dopo non ti va più bene, cioè devi costruire nel tempo. Quello che abbiamo sempre fatto noi è costruire nel tempo, quindi quest'anno abbiamo messo 2-3 pezzi dove serviva e poi abbiamo preso quello che sarà l'asse portante della squadra nei prossimi anni. Sono i giovani, con loro già piccola esperienza, che si faranno le ossa, impareranno a capire dal cadete della situazione, dal Cidro, dal Di Giovanni, come si impostare un certo tipo di lavoro. E sicuramente saranno poi bravi ad essere adeguati alla categoria senza l'obbligo di essere categoria. Poi è chiaro, anche sabato in assemblea di Lega abbiamo fatto questi ragionamenti e io credo che passare da 3 under a 0 probabilmente sia stata una forzatura, ma sono scelte che mi auguro nel prossimo futuro potremo fare condividendo tra presidenti e decidendo noi le regole del nostro campionato, se metterne uno, se metterne due, se metterne tre o se metterne zero, senza farci cadere le cose dall'alto. Poi dopo, alla fine, apriremo una bella parentesi sulle elezioni, sulla nuova presidenza della Lega. Il vicepresidente Persi era presente e ci racconterà esattamente cosa è successo. Allora, in testa alla classifica, per quello che vale dopo 2 giornate, c'è la U3, ma c'è anche il Civitavecchia. Allora, Civitavecchia arriva a Rieti, campo Rieti, quello FC, l'altro Rieti, mi permetto di dire, quello serio. Che partita è stata? Alla fine pareggio giusto, secondo te, Rieti Civitavecchia? Ecco, pareggio giusto sicuramente per quanto riguarda il primo tempo no, perché il CIE che è partito sprombattuto, ha trovato il gol del vantaggio con Vittorini supportato da Fatarella, poi ha avuto altre 3-4 occasioni fondamentali per poter raddoppiare, non le ha sfruttate, soprattutto con Vittorini e Cruz che si sono molto interlacciati tra loro, però CIE che è stato un po' spreco nel primo tempo, doveva capitalizzare la superiorità che aveva sul terreno di gioco, l'altro ristrutturato, fortunatamente tornato agli antichi splendori, quello del Maglio Scopigno di Rieti. E poi nella ripresa la squadra di casa è riuscita a pervenire al pareggio grazie a un'occasione perfetta di Criscuolo, che dai 20-25 metri ha gettato una palla fortissima a fil di palo e quindi ha firmato il gol del pareggio. Da lì
I valori si sono un pochino ammorbiditi rispetto al primo tempo. Il CIEC ha avuto un altro paio di occasioni, all'ultimo la Rieti poteva forse acciuffare la vittoria con Pezzotti, però il risultato è stato di 1-1. Il CIEC è sicuramente diverso rispetto a quello dell'esordio con l'Ottavia, nettamente meglio, ha fatto valere il suo percorso di crescita. Sappiamo anche in periodo in cui si parla di preparazioni atletiche, di situazioni muscolari che vanno monitorate, i giocatori che hanno ancora qualche problema fisico e devono risolvere, quindi si sta giungendo nella situazione migliore per quanto riguarda le varie squadre. Quindi Civitavecchia che è riuscito a trovare questo pareggio, Rieti che invece esce da questa gara casalinga con un punto in tasca in cui sperava di fare qualcosina di più. Secondo te Rieti e Civitavecchia possono dar fastidio fino in fondo a Valmontone, Utre e Maccarese e alle altre, o saranno lì? La risposta l'ha dato veramente il volto, insomma, non è, la verità espressa dal vicepresidente Persi, sono tutte lì. Sono tutte squadre che potranno lottare per i primi 6, 7, 8 posti, perché poi ne abbiamo messe parecchie di squadre che possono combattere per quei lati della classifica. Come detto, non vedo ora come ora tanta differenza. È vero che Valmontone è sicuramente più scelta, è vero che Valmontone ha fatto degli investimenti molto più corposi rispetto alle altre squadre, però ad oggi non vediamo una squadra su uno scalino e le altre molto più sotto. Non c'è assolutamente questa situazione. Allora, Valmontone che ieri gioca con il Viterbo e stava vincendo, poi il Viterbo resta in 10, nel finale la squadra giallo-blu riesce a ottenere il pareggio. Sinceramente, Presidente, al di là come dice lei che si gioca in 11 anche se si possono collezionare 40 figurine, la convince questo Valmontone che la prima giornata rischia tantissimo sul campo del Certosa e vince nel recupero, ieri si fa rimontare dal Viterbo che gioca un uomo in meno, la convince o no? Ma certo che mi convince, è una squadra fortissima, però ti ripeto, non ci saranno partite semplici, non ci sono, cioè il Valmontone ha incontrato il Viterbo che tra l'altro ha avuto un passaggio di proprietà, ha uno stadio che avrà da disposizione spero già la domenica, è una piazza, cioè qui stiamo parlando di un girone, ci sono almeno 8 squadre che potrebbero vincerlo, e ci sono almeno altre 6-7 squadre come lo stesso Fiumicino, come la Romulea, come altre che venderanno cara la pelle. Cioè, noi parliamo di Pomezia, V3 Maccarese, Tivoli, Valmontone, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, lo stesso Certosa dell'amico Michesi, non so sicuro che lui si sta un po' nascondendo quest'anno, ma il Certosa è una grande squadra e ha un'ottima direzione sportiva, un ottimo allenatore, sicuramente ha sempre fatto bene con le Ferro. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un girone dove tu puoi perdere punti con tutti, sia che ti chiami V3, che ti chiami Valmontone o che ti chiami Pomezia. Ogni partita sarà difficile. Tu tra un po' noi faremo le brutte figure. Sì. Ma oggi tirare la monetina o darvi il risultato di una partita di domenica probabilmente hai la stessa possibilità di azzeccare, perché non ci saranno partite semplici. Sono ripeto, lui perde con noi 5-1, vince 3-2 con l'Ottavia, che la settimana prima ha rischiato di vincere a Civitavecchia. Cioè, di che stiamo parlando? È un girone difficilissimo, dove adesso tra l'altro, come ti dicevo prima, delle squadre adesso stanno correndo più delle altre, perché si hanno sicuramente improntato una preparazione giovane, una preparazione veloce per essere subito in forma, quindi non c'è da convincere è che comunque, anche, ripeto quello che ti ho detto prima, il Valmontone sono in 11 e possono fare 5 cambi come gli altri. Questa è una frase lapidaria che fra qualche mese ci ricorderemo. Io magari le vince tutte, cioè io spero di no, però cioè, potrebbero pure vincerle tutte 1-0. Tutte 1-0, perché poi quando togli Rossi e metti Odumadi, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di due dei giocatori più forti dell'eccellenza, cioè Roberti Ravanti, ma ce li possono elencare tutti, cioè Bellante l'anno scorso è stato il miglior giocatore del girone B, Rossi forse del girone A. Sono tutti lì, quindi l'asso nella manica ce l'hanno in qualunque momento. Ma ti ripeto quello che ti ho detto prima: di fronte non c'è la Pro Caccolese, sono tutte signore squadre e quindi vendono cara la pelle. Rossi è stato il miglior giocatore del girone A l'anno scorso. Potrebbe essere non è. Chiaramente probabilmente dopo Alessio, però nel senso, se non è stato il primo è stato il secondo, cioè a livello di incisività, se vai a vedere comunque Alessio e Daniel più o meno
uno ha fatto più gol, magari uno ha fatto qualche assist in più, non lo so, ma sono due giocatori fenomenali, quindi non è che voglio sminuire assolutamente Alessio, anzi lo sapete che manco lo devo dire, però oggettivamente dire che Rossi è uno dei migliori giocatori del campionato del girone A non sbaglio. Bellante è uno dei migliori giocatori del girone B. Poi a te piace più Rossi, a me piace più Damiani, è opinabile. Cioè, a me piace più un giocatore che fa gol, a te piace più un giocatore che fa gol e assist. Dipende, il calcio è bello perché poi non è che c'è più forte Messi o Ronaldo, boh, chi lo sa, chi ha la certezza di questa cosa, secondo me dice una gran cavolata, perché la certezza non c'è. Io mi tengo Johan Cruyff tutta la vita, ma questa è un'altra storia. Io ho una certezza. Allora, diceva il vicepresidente Persi delle novità che riguardano il Viterbo. Ebbene sì, perché si chiude per la Cimini Viterbo l'era di Patrizio e Torroni, ricorderete, no? I due presidenti della squadra. Il Viterbo, le quote sono state acquistate da Paolo Salaris o Salaris, non so quale sia la pronuncia, che è l'amministratore delegato della Capitolina Servizi Energia, ma controlla anche tante società, fra cui la Viterbo Luce e Gas. Però è bizzarro cosa è accaduto, perché le prime dichiarazioni del nuovo amministratore, al quale auguriamo buon lavoro, sono state: gestirò il Viterbo come una mia società, inserendola nel mio gruppo. Mi ricorda tanto qualcuno che fa il presidente del Lazio queste parole. Non sono uomo di calcio, sono uomo dei numeri e mi affiderò agli addetti ai lavori seguendoli dall'alto. È la mia prima esperienza con il calcio. Allora, vicepresidente, arrivano capitali importanti, perché poi le società, lei le conosce, sono importanti. In prospettiva, ecco, per il Viterbo si volta pagina, si ricomincia veramente da zero. Guarda, già il fatto che un imprenditore, come sua prima dichiarazione, dice gestirò una squadra di calcio come una società, fa ben sperare, perché è l'unico modo per cui il calcio possa essere sostenibile ed è garanzia di serietà. Quindi auguro al presidente Salaris di affacciarsi a questo mondo, di circondarsi di persone capaci e di gestire veramente il Viterbo come un'azienda, perché è anche lo spirito con cui noi gestiamo la W3 Maccarese, è una delle nostre aziende, la gestiamo un'azienda. Poi è chiaro che nel nostro caso noi siamo tre soci, io sono un po' più, passato nel termine, appassionato e tecnico, venendo anche, avendo fatto esperienze da ragazzo di altre cose nel mondo del calcio, quindi. Ma questo non vuol dire che una società di calcio debba essere gestita come il 90% delle associazioni sportive nel nostro territorio, che sono gestite in maniera, tra virgolette, passatemi il termine, troppo sportiva. Facciamo un po' più di aziende e vedremo probabilmente anche che ci saranno meno società che falliscono, meno società che chiudono, meno società che cambiano bandiera. Gestiamoli un po' più come aziende. Allora Gianni, se tutto va bene, io qua uso il condizionale perché Viterbo purtroppo ci ha abituato a tante sorprese, se tutto va bene Viterbo domenica torna a giocare in casa. Io onestamente, quando ho visto la notizia domani conferenza stampa in cui faremo un grande annuncio, mi aspettavo che l'annuncio fosse quello, ci sono rimasto un po' male simpaticamente, perché insomma, pensavo che fosse quello, non che ci fosse questo cambio di mano, insomma, di cui si parlava da tempo, anche per quanto riguarda le questioni di Camilli, che sembrava già pronto sul piede di partenza o già era andato via da tempo, insomma, questo è quello di cui si è parlato in quelle situazioni. Allora, come capire un attimo queste situazioni? Da perché c'è Viterbo Pomezia domenica. Sì, domenica Viterbo Pomezia è una partita molto importante, speriamo che tutto si sia risolto, che si possa giocare quindi in quel dello stadio d'Occhio, perché poi lo merita proprio la squadra viterbese. Vedremo come cambierà questo Viterbo, ovviamente credo che non sappiamo tutto. Credo ancora che ci saranno degli annunci per quanto riguarda il club. Si è parlato di svincolati, ma io credo che non può essere la panacea di tutti i mali, se mali ci sono a Viterbo, ovviamente non credo che ce ne siano. Sia questa la soluzione, credo più mercato di dicembre o comunque sia più a lungo raggio. E credo che Viterbo merita di avere un progetto importante, al di là se si chiamerà Viterbo o Viterbese, perché poi comunque sia mantiene il nome della propria città. E quindi questa è la cosa più importante, però l'importante è che si parta, perché è tanto tempo che diciamo poi partirà, ma alla fine siamo ancora sui blocchi di partenza. Speriamo che a cominciare da domenica ci sia questa Viterbo Pomezia allo Stadio Rocchi, da lì si possa cominciare, perché i tifosi lo aspettano. Abbiamo visto anche un'importante rappresentanza nell'uscita di Valmontone, se non vado errato, anche 200 sostenitori arrivati proprio dalla Tuscia per seguire la partita.
Allora, è la seconda giornata, ma c'è una squadra che è inutile nascondersi dietro un dito, è già in una piccola mini crisi. E sto parlando del Colleferro. Colleferro che va sul campo della Romulea, prende 3 gol dopo essere andato in vantaggio, oltretutto. Io oggi stavo sfogliando le varie pagine Facebook della società, sono andato per curiosità su quella del Colleferro. Vi invito a leggere cosa scrivono i tifosi del Colleferro, perché non l'hanno presa veramente bene, ma il malessere del Colleferro non è quello della sconfitta di ieri, anche perché al campo Roma si può perdere, perché Colleferro viene da 2 stagioni totalmente fallimentari, squadra partita per vincere il campionato, non riesce neanche ad arrivare ai play-out, tanti cambi di allenatore, quest'anno tante prospettive nuove, eppure la squadra è lì, 0 punti in 2 partite, ed è chiaro che insomma no, c'è qualcosa che non funziona. Ecco Presidente, quando sono stati formulati i gironi e ci siamo ritrovati nel girone A anche il Colleferro, tutti hanno detto, ecco, l'ennesima corazzata, come se già non bastassero le 5-6 che c'erano. È un po' un mistero da 3 anni a questa parte il Colleferro, una società forte, tanti investimenti, un presidente molto solido, eppure non riesce mai a decollare. Ma io credo che debbano dar tempo alle persone di lavorare, cioè Colleferro ha fatto una squadra ex novo quest'anno praticamente, ha preso tanti giocatori forti in uscita dal Certosa, ha preso giocatori di qualità e per me è una squadra molto forte. Poi i risultati delle prime giornate, anche noi l'anno scorso, se ti ricordi, stentammo le prime 4 giornate, pare avevamo un pareggio, 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria. Bisogna dar tempo all'allenatore di lavorare, alla squadra di trovare i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza. Bisogna lasciarli lavorare, ragazzi, non, dopo 2 giornate parlare di mini crisi vuol dire che probabilmente poi ritornano da capo a 12 ogni anno, invece bisogna farle lavorare le persone, e sono sicuro che la società del Colleferro non ha bisogno di suggerimenti e lo farà, però dopo 2 settimane, 2 partite sono troppo poche veramente. Nella logica che diceva lei prima, no? Del campionato equilibrato, dove probabilmente la quota per vincere il girone sarà molto più bassa, ecco, però Presidente, non è forse anche peggio, perché chi perde punti adesso non se li ritrova ovviamente alla fine, quindi non c'è il rischio forse che anche i margini di recupero in un campionato dove si può vincere e perdere con tutti siano anche più ristretti secondo lei? Ma dopo 2 giornate no, Gianni, sono sincero, cioè ripeto, dopo 2 giornate non c'è una squadra a 6. Il tempo c'è e poi ci saranno tantissimi scontri diretti che ricordiamo valgono doppio. Io non credo che ci sia nessuna squadra in questo momento tagliata fuori, e tantomeno una società attrezzata con giocatori importanti come Colleferro. È troppo presto per vendersi la pelle dell'orso. Sicuramente anche loro credo avrebbero sperato di avere qualche punto in più dopo 2 giornate, ma perché noi speravamo di averne 6, il Valmontone sperava di averne 6, il Pomezia sperava di averne 6, tutti speravano di averne 6, e ma senza ce l'ha nessuno, quindi facciamoci una domanda e diamoci una risposta. E ormai questa frase ci perseguiterà per tutta la trasmissione, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. E passiamo invece, oltre che fare i complimenti alla Romulea, non soltanto per la splendida vittoria, sì, Gianni, ma perché per la comunicazione. Sì, sì, molto bello. Ho visto loro si erano specializzati negli ultimi tempi dal punto di vista prettamente documentaristico, ovvero raccontare quello che succede a campo Roma, parlare della squadra femminile, parlare delle giovanili. Vedo che stanno facendo qualcosa anche per quanto riguarda proprio i prodotti, insomma, il panino allo stadio. Loro sono abituati alle cene gourmet e noi siamo più abituati, non so vicepresidente che ne pensa, siamo più abituati al panino, al tramezzino cotto e mangiato, ovvero il commento della domenica, l'intervista al giocatore e poi anche le immagini della partita, così come è accaduto nella vittoria proprio nei confronti del Colleferro. Romulea che ha cambiato un'altra volta allenatore, continua a innestare tecnici che arrivano dal settore giovanile, come è accaduto anche quest'anno, come è accaduto anche con Cervera, poi anche in precedenza. Quindi questa situazione pare un match un po' particolare, perché il Colleferro ha appena preso Zawi, che l'anno scorso era capitano, se non ricordo male, proprio della Romulea, e Sordio proprio, il calendario è stato impetuoso con lui in trasferta a Campo Roma, e la Romulea ha trovato quindi questa vittoria. Sappiamo che è una delle squadre che magari non parte per vincere il campionato, dovrà lottare per la salvezza. L'anno scorso l'ha raggiunta dopo una partenza splendida all'ultimo per chiudere la pratica, ci ha messo un pochino, però l'obiettivo è questo anche per quanto riguarda l'anno attuale. Gli elogi
vanno all'Academy La Dispoli, che è una squadra solida, che è una squadra che la famiglia De Renzo ha costruito in maniera molto intelligente. Ieri l'Academy ha messo in grandissima difficoltà il Tivoli, Tivoli che è sceso allo stadio Angelo Sala arrabbiato dopo una settimana di polemiche per mancato ripescaggio. A Tivoli si sentono defraudati della Serie D, e la Dispoli, al quale mancavano un paio di elementi, fra cui quel bomber a mio parere potenzialmente fortissimo che è Selvataggi, va in vantaggio, si fa raggiungere, ma riesce a gestire la partita. Ecco Gianni, è un Ladispoli per tutti che sarà difficile da battere quest'anno, eh? Assolutamente sì, continua a dimostrarsi squadra quadrata, squadra che fa bene, squadra che riesce ad offrire grandi prestazioni anche quando mancano, come detto, alcuni giocatori di spessore. In porta l'altra settimana non avevo parlato molto di Mercatante, ma anche questa volta ha calato delle parate importanti, il numero uno della Dispoli. Dato si conferma figlio d'arte, lo conosci? Figlio d'arte. Hai commentato le sue gesta del papà in passato? Sì. Ma anche Dato l'avevamo nominato, questa volta ha fatto gol, quindi anche lui si è messo in mostra. Ma la Dispoli è una squadra che sta creando problemi a tutti quanti. Io credo e spero che possa essere una di quelle squadre che possa diventare mina vagante impazzita in Coppa Italia, perché magari la Dispoli non punterà a vincere questo campionato, però proprio per questo, per dare un cenno della nuova realtà che è arrivata in società, per dare un cenno che è cambiato qualcosa, per riportare al centro del movimento laziale la Dispoli, io spero che ci sia un percorso importante in Coppa Italia, perché ultimamente non lo ricordo questo, credo non sia andato molto in avanti nel torneo. Però se dovesse far bene, ecco, qualcuno non sarà d'accordo, però per assurdo, se dovesse andare avanti, arrivare nei turni importanti della Coppa Italia sarebbe fondamentale per avvicinare sempre più pubblico e interesse. Speriamo che no. Allora, intanto, vabbè, anche l'anno prossimo. Intanto salutiamo Marco Scorsini, ci sta guardando dalla lontana Angri, sembra un film. Saluta Marco, ieri ha preso il primo punto della stagione. Ripeto, fate lavorare Scorsini e Angri e vedrete che questa squadra la salva. Allora, capitolo Tivoli. Tivoli si arrabbia, presenta ricorso, a mio parere in ritardo, ma queste sono scelte. Non viene ripescato in Serie D, va alla Dispoli, dove non riesce a vincere, poi deve recuperare comunque una partita. Cioè, che idea si è fatto sul Tivoli che, detto fra noi, Presidente, nel girone A c'entra veramente poco? Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto che speravo con tutto il cuore che sarebbero stati ripescati per averne una di meno. Una grande società, una grande piazza, una grande squadra, sarà tosta per tutti. È una di quelle sette sorelle. Sì, anche ne abbiamo contate più di sette, però sono forti. Mi rispito, non so il ricorso, non parlo di cose che non conosco, quindi non so perché, su che base, se hanno ragione o abbiano torto, non riesco a farmi un'idea, perché non sono parte in causa. Mi dispiace, adesso a prescindere dalla battuta, mi dispiace perché comunque Tivoli in una piazza Caseretti la merita. Ricordo nel girone quando loro erano saliti che noi eravamo arrivati terzi dietro loro, il Sora, tanta roba, c'erano i tifosi fuori nonostante lo stadio era chiuso a fare il tifo. Stiamo parlando di una società importantissima, dispiace per loro, quando si retrocede è sempre una botta, quindi probabilmente le prime giornate potrebbero fare un po' di fatica. Fortunato chi le incontra le prime due, noi purtroppo li incontriamo la quarta e già sono abbastanza incavolati, quindi sarà una partita difficilissima. E faccio in bocca al lupo a prescindere che saranno i nostri avversari, però sono persone che dentro il calcio ci stanno. Poi puoi azzeccare l'annata, puoi sbagliarla, fa parte del gioco, però è una società seria, una società rispettabile, è una grande piazza, quindi faccio a prescindere, spero che dall'anno prossimo o quest'anno magari si arrivino secondi, insomma, che salgano il prima possibile in Serie D, non magari a discapito nostro, però c'è poco da dire su una vicenda che conosco poco. Una delle due squadre che ieri ha vinto era la Luis, che diceva andare sul campo dell'Ottavio, ha vinto 3-2, noi eravamo là. Io posso dirvi che partita bellissima, partita veramente spettacolare. L'Ottavio parte forte, va in vantaggio di due gol all'inizio del secondo tempo, sembrava che fosse finito, anche perché la Luis non si era mai resa pericolosa. Poi si spegne la luce, sarà il discorso degli over, sarà il discorso forse di una squadra, l'Ottavia, che già Civitavecchia, come ci raccontava Giovanni, avrebbe potuto vincere, ha buttato la vittoria dalla finestra.
Fatto sta che per l'ultima mezz'ora l'Ottavia non esce più dalla propria metà campo, la Luis dei ragazzi si scatena, accorcia le distanze, pareggia, poi ci crede perché vede l'Ottavia alle corde e nel finale riesce a portare a casa un 3-2, poi finale thrilling perché a un certo punto il portiere della Luis si scorda che era stato ammonito nel primo tempo per un fallo che aveva provocato un calcio di rigore, si mette a perdere tempo, l'arbitro lo ammonisce ma si scorda a sua volta che era stato ammonito, dagli spalti qualcuno urla guarda che lo hai ammonito, l'arbitro torna indietro, alza le braccia, chiede scusa a tutto lo stadio, vi sto raccontando la verità, espelle il portiere della Luis per doppia ammonizione. La Luis negli ultimi 5 minuti gioca con un difensore in porta che fa due uscite clamorose su palloni alti e li blocca, veramente si è scoperto una carriera per questo ragazzo, e alla fine la Luis porta a casa, io credo meritatamente, la vittoria. Negli spogliatoi poi noi siamo riusciti a parlare col tecnico della Luis, io lo ringrazio, il mister che si è concesso la nostra intervista, persona molto tranquilla, un ragazzo che ha giocato poi Stefano Fabbi col Torino, grande esperienza. Avremmo voluto anche parlare poi con l'Ottavia, però giustamente erano nervosi perché la seconda sconfitta, hanno buttato un'altra partita dalla finestra, però io ringrazio comunque i dirigenti dell'Ottavia che ieri ci hanno accolto in maniera splendida, ci hanno messo a disposizione la sala stampa, io ho anche visto da vicino la coppa di promozione che hanno vinto qualche mese fa, quindi grazie all'Ottavia per la splendida accoglienza. Luis, che non è quella del 5-1 come diceva giustamente il vicepresidente Persi, e se è quella che ho visto nel secondo tempo la Luis, vi posso dire che ha messo alle corde una squadra come l'Ottavia, che ha dei giocatori forti, perché l'Ottavia su tutti ha Lollo Di Curzio, che è un attaccante sopraffino, veramente un attaccante di grande esperienza, altri giocatori. Io sull'Ottavia, ecco Giovanni, perché da Luis ho detto, Luis si deve salvare. Allora, l'Ottavia l'hai vista te, l'ho vista io, è lo stesso film. Possiamo dirlo, anche se poi è sempre presto, due giornate, che sembra una bella incompiuta? Se consideriamo ovviamente le prime due giornate, sì, perché non tanto perché insomma dobbiamo considerarla compiuta per tutto il campionato, perché ora si trova che deve trovare questi punti che ha perso in queste prime due giornate e andare a cercarli da qualche altra parte. Ovviamente sarà più difficile uscire dalle sabbie mobili della parte bassa della classifica, ovviamente la classifica è cortissima, su tutti e quattro punti, mentre prima sbagliavo perché c'è una squadra che può andare in punteggio pieno, la Romulia, se dovesse andare a vincere a Viterbo il recupero. Però comunque sia, come dicevo prima, dal punto di vista mentale dovrà essere bravo Pino Porcelli e il suo staff a gestire la settimana, perché è una squadra che ha consapevolezza sui suoi mezzi, però in entrambe le uscite che ha fatto fino a questo momento è mancata nei minuti finali, è mancata in uno sprint decisivo. Ovviamente togliamo da mezzo il 4-0 in cui ha perso Rieti in Coppa Italia, però comunque sia c'è del lavoro che è stato fatto, c'è un materiale tecnico umano a disposizione che può far bene in questo campionato, non bisogna disperderlo, non bisogna buttare tutto nel giro di poco, perché le partite abbiamo visto, essendoci molto equilibrio, basta un momento 5-10 minuti in cui hai dell'impasse e la paghi cara, come è successo poi alla squadra romana. Bella partita, splendida, Pomezia Certosa 2-2, una serie di capovolgimenti di fronte, Pomezia è una squadra forte, una squadra che poi al momento che carburerà sicuramente avrà del filo da torcere, e ha qualche problema dietro il Pomezia. Certosa, e io infatti volevo proprio, so che mister Russo, il direttore Michesi ci stanno guardando, allora io colgo una frase che ha detto lei prima, vicepresidente, perché io la condivido in pieno, anche quando è stato seduto qui su questa sedia si è nascosto molto il direttore Michesi, che saluto. E loro in realtà non stanno in questo girone così per arrivare quarti, quinti, sesti, loro hanno allestito una squadra, ieri a Pomezia si è visto soprattutto nel secondo tempo che puntano in alto, si nascondono un po', insomma, ecco. Domenica scorsa hanno perso in 10 contro 11 a tempo di recupero col Valmontone. Certo, ha sempre fatto squadre importanti, sempre squadre che hanno lottato per qualcosa, un po' come noi, squadra con un budget oculato, con le scelte giuste. Loro spesso ci hanno preso a modello, posso dire la stessa cosa nostra nei loro confronti, una società seria che costruisce anche guardando al domani e non solo all'oggi. Però Paolo, dice Provacco, sicuramente sei ambizioso e non vi accontenterete di una salvezza tranquilla, sicuramente ambirete a far bene e giustamente
ambiranno a far bene, senza l'assillo chiaramente è una squadra molto rinnovata rispetto agli altri anni, quindi sicuramente un po' pagherà dazio, secondo me oggettivamente un pelino dietro le big sta. Però è una squadra che se poi trova la quadra si diverte, una squadra tra l'altro la incontriamo tra poche settimane, sarà tosta. E ieri hanno messo in serie difficoltà il Pomezia, che ripeto ha costruito una grande squadra, questa ragione Giovanni dietro qualcosa va registrato, perché guardate i gol che ha preso il Pomezia ieri, però ripeto sono due brutti clienti per tutti. Ragazzi, il Pomezia è una squadra fortissima, piena di grandi giocatori. Il mio amico Alessio ha fatto una corazzata pure quest'anno col direttore, quindi sicuramente saranno protagonisti fino alla fine, come lo sono stati l'anno scorso. Cioè per loro una stagione negativa è una stagione dove arrivano quarti a tre punti dalla prima, cioè che stiamo parlando, è una società anche quella, una società di serie D, insomma stiamo parlando di del massimo che può esserci a livello laziale. Allora, sono finite 0-0, ma sono squadre che non si sono volute fare male, hanno ragione in un campionato così equilibrato. Boreale Aranova 0-0, Boreale che finalmente, poi ne parliamo anche con Giovanni, ha svelato il nome dell'allenatore la scorsa settimana ed è finita. L'avevo preannunciato, poi ci abbiamo preso. Ogni tanto ci azzecchiamo, i pronostici no, però i nomi sì, perché è più facile. Ed è finita 0-0 anche Soiranese Aurelia Antica, queste sono squadre solide, la Soiranese a mio parere forti. Si deve abituare. A proposito di squadre forti, la Boreale è una grande rosa, la Boreale è una squadra forte, c'è da di quest'anno. Boreale è un'altra delle sette sorelle, già sono diventate nove, senza contare la Ranova stessa che ha fatto un mercato importante, giocatori importanti, anche quelle nel gruppo di squadre che possono togliere punti a tutti. Conta un po' quante sono le sette sorelle. No, io mi faccio un'altra domanda: se continuiamo con le sorelle che aumentano, qualcuno deve pure retrocedere, eh? Sicuramente qualcuno retrocederà. Non credo che ce ne sia qualcuna delle sorelle che retrocederà, però comunque sarà tosta anche la lotta a salvezza. Ne parlavo con il mio amico Nicola della Romulia Vilella, il presidente, cui faccio i complimenti perché loro veramente sono una società modello sotto ogni punto di vista, e che quest'anno la lotta a salvezza è tosta. Allora, saluto il direttore sportivo del Civitavecchia Marco Angelo Core, che è un altro amico di questa trasmissione. Noi peraltro vi preannuncio che mercoledì saremo, se Dio vuole, a Civitavecchia per la Coppa Italia, quindi avremo anche modo poi di intervistare e conoscere gli esponenti del Civitavecchia, e vi preannuncio, perché lo facciamo sempre, che lunedì prossimo su questa sedia ci sarà il mister Massimo Castagnari, tecnico del Civitavecchia, che mi ha confermato questa mattina la sua presenza. Ecco, Civitavecchia è un'altra squadra che fa bene a stare a fari spenti, fa bene a tenere un profilo basso, perché poi in un campionato dove può succedere di tutto, Civitavecchia secondo me è la decima sorella. Sempre una delle sorelle, sempre una squadra che è un giocatore come Vittorini in rosa, che è un giocatore che da quando esiste il calcio fa 30 gol all'anno. Come fa a non essere considerata una squadra potenzialmente da vertice? Pomezia ha tutto, è una grande piazza, una grande società, è un grande gruppo, un grande allenatore, è una squadra importante. Poi si possono nascondere quanto vogliono, ma si chiamano sempre Civitavecchia e sempre Civitavecchia rappresentano, e quindi Rieti, Civitavecchia, Viterbo, Pomezia, Tivoli, cioè praticamente, guarda, paradossalmente facevo una riflessione l'altro giorno: noi volevamo tanto andare in Serie D, alla fine è la Serie D che è venuta dalla punta. Questa è la realtà dei fatti. Io c'ho una battuta che non posso non fare adesso, perché vi ricordo sempre, siamo ospiti dello storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli, c'è tanta gente dietro la telecamera che va e viene, compresa anche qualcuno che passeggia con i cani. Fatemela dire perché è scontata, non possiamo dire che almeno un cane vede questa trasmissione, ce ne stanno tre dall'altra parte. Ce ne sono tre, quello che abbaia è quello più piccolino, che sembra più tranquillo, gli altri grandi sono zitti e quello piccolino abbaia come un matto. Ti posso dire una cosa, Gianni, si dice che, come tu hai detto, non la guarda nessuno la trasmissione, però quando io vengo in trasmissione, dopo che vengo, in tanti mi chiamano, mi scrivono messaggi su quello che ho detto in trasmissione, quindi qualcuno che la guarda, quindi qualche cane che la vede c'è. Io peraltro approfitto, visto che abbiamo parlato anche di chi viene in trasmissione, per ringraziarvi veramente tanto, perché la prima puntata che noi temevamo, perché era il nuovo corso, perché è ancora estate, perché tanti stanno al mare, perché la gente è distratta, la prima puntata della nuova serie ha fatto veramente tantissimo ascolto sia sul canale Facebook che sul canale YouTube di Ortica Social. Veramente grazie, ormai c'è uno zoccolo duro di spettatori, c'è uno zoccolo duro di persone che ci guardano, è vero che poi commentano.
E peraltro ci hanno anche chiesto una cosa, io adesso la provo ad annunciarla, poi chiaramente ci dobbiamo lavorare perché siamo 3 qua, 4 quando tornerà Marco, non siamo 45, quindi in tanti ci avete scritto a me, a Marco Scorsini, a Giovanni, mail, chiedendoci se allarghiamo il raggio di interesse delle nostre trasmissioni e ci andiamo a occupare del campionato di promozione, perché ci sono tante squadre del territorio, sono 4 gironi, sono veramente delle squadre importanti. Noi, è chiaro che non siamo Sky, lo dico sempre, proveremo magari da ottobre a fare una volta al mese una trasmissione con ospiti, aprendo una finestra sul campionato di promozione per raccontarvi cosa succede, perché ripeto, ci sono piazze storiche, Cerveteri, Tarquinia, c'è tante Santa Marinella, Dolfa, tante squadre di Roma, Borgo Palidoro, insomma squadre dell'Alto Lazio, squadre del Basso Lazio, ci proviamo, non è facile, però magari lo scorso anno andò bene l'esperimento di uno speciale promozione, venne l'ex tecnico del Santa Marinella Cafarelli e fece boom di ascolti. Ci organizziamo, dateci tempo, pensate, ce l'hanno chiesto da Formia, che fa la promozione, se ci occupiamo anche di questo campionato. Ci proviamo, vediamo cosa faremo, magari una volta a settimana, una volta al mese lo faremo, anche perché ripeto, sono piazze importanti che meritano questo spazio. E piazze importanti ci sono nel girone B, dove però a mio parere, al di là che sono 2 giornate, al di là che è ancora presto, qui non ci stanno 7 sorelle, qua a mio parere ce ne stanno 3 più una che probabilmente si giocheranno il campionato. Sto parlando ovviamente di questa splendida Lodigiani, che è una squadra incredibile, 10 gol in 2 partite, ieri andare a Paliano, campo mai facile, e ha fatto 5 gol ai padroni di casa. Sto parlando dell'Unipomezia, che magari vince in modo non roboante, ma ha espugnato un terreno complicatissimo anche per motivi ambientali, come quello dell'Atletico Pontinia, che secondo me è una squadra che può veramente dar fastidio a tutti quanti. Poi c'è, io quella che ritengo la corazzata, che è il Monte Spaccato andata ad Arce e ha vinto la partita con grande forza, perché Arce poi è un campo altrettanto difficile. L'anno scorso ho fatto un conto, visto settimana scorsa dicevamo di queste squadre il girone B che sono state neuromosse, che magari in casa possono costruire la salvezza. L'anno scorso l'Arce ha fatto 41 punti su 45 in casa, quindi questa è una sconfitta storica, perché credo non perdesse da non so quanto tempo. È andata anche in vantaggio la squadra arcese, che sta puntando molto anche sul senso di comunità, perché Arce ha 5.000 abitanti, Monte Spaccato da sola, quartiere romano ne ha 6.000, anche 7.000 considerando quelli che poi vanno a lavorare in altri quartieri di Roma. Quindi insomma non è semplice la missione di queste squadre. Monte Sabbiangio ha 6.000 abitanti, quindi insomma da considerare questo fattore delle squadre del Basso Lazio. E io dico sempre, quando vai a giocare a Monte San Biagio, quando vai a giocare a Rocca Secca, quando vai a giocare a Pontinia, giochi tra virgolette contro una città, e questo non è da tenere in scarsa considerazione. In testa c'è anche il Ferentino, che andrà a vincere 5-1 sul campo del Centro Sportivo Primavera, che attualmente sembra quella un po' più debole. Vicepresidente, qui non ci stanno 7-8 sorelle, no? Qui mi sembra che ci siano 3 squadre che hanno veramente costruito organici clamorosi. Ma guarda, allora a livello tecnico, guardando le formazioni da addetto ai lavori, ti dico che hai ragione tu, nel senso io aggiungerei il Nuova Florida, che comunque è sempre una squadra che scende dalla Serie D, ha sempre costruito squadre importanti, quindi secondo me Nuova Florida, Lodigiani, Monte Spaccato, Unipomezia, forse ci puoi aggiungere il Ferentino. Però ti dico la verità, oggettivamente il mio amico Monanni, che è stato penalizzato l'anno scorso così come siamo stati penalizzati noi dalla vicenda Rieti, perché lui era arrivato a un punto sotto, quindi senza Rieti anche lui avrebbe avuto diritto almeno andare agli spareggi. Quest'anno è stato molto fortunato ad andare nel girone B, perché probabilmente nel girone A, come abbiamo visto, ci sono probabilmente squadre attrezzate che avrebbero potuto contendere di più. Dal punto di vista tecnico, sicuramente la squadra di Bussone secondo me è la favorita assoluta del raggruppamento. Poi bisogna vedere come andranno ad affrontare certi tipi di trasferte, ma la prima l'hanno affrontata bene, quindi poi se questa è la strada, io credo che loro oggettivamente a livello di nomi, oltre al nostro, lo dico ancora nostro, Alessio, ne hanno tanti bravi, quindi sono sicuro che comunque saranno protagonisti,
ma oggettivamente per me sono i favoriti. Poi mi fa piacere pure Bussone, che l'anno scorso si è nascosto tutto l'anno, quest'anno alla fine è dovuto uscire un po' fuori, quindi anche lui l'ha detto che l'obiettivo è vincere, però anche lui è ben consapevole della difficoltà di andare in piazze importanti. Tra l'altro, permettimi di aggiungere che non l'ho fatto prima, Maccarese ha 5.000 abitanti e domenica abbiamo fatto numeri importanti anche alla prima giornata col Fiumicino. La città ci sta seguendo, li ringrazio, ci stanno al fianco. È stato molto bello in preparazione che i tifosi hanno portato i cocomeri ai ragazzi che facevano la preparazione, la frutta, l'hanno sostenuti. È una bella cosa, siamo una grande famiglia, quindi li ringrazio, ci stanno seguendo in tanti, anche a Tor di Quinto con la Luis, svariate decine sono venuti a vedere la partita. Ieri più di 300 persone allo stadio, insomma, non siamo i numeri del Tre Fontane, ma quella era una finale, però anche perché il nostro stadio 1300 non li può contenere. Però dobbiamo dirgli grazie e speriamo che la comunità ci segua sempre di più, ci stia al fianco, perché poi una società di calcio è fatta anche dalla propria comunità. E Maccarese si riconosce nella U3. Allora, io diciamolo due parole, perché allora, se Montespaccato e Unipomezia, Giovanni, si sapeva, no? Sono costruiti per vincere. L'Unipomezia l'anno scorso è arrivata in tutto. Ecco, due parole su questa splendida Lodigiani del mister Mirko Granieri. Assolutamente, è una di quelle squadre che secondo me può puntare questo momento, togliendo le outsider che abbiamo detto anche settimana scorsa, un Atletico Pontina, comunque si è tenuto botta all'Unipomezia, poi è rimasta in 10, la squadra Pontina non ce l'ha più fatta. E Unipomezia che ha vinto in trasferta, quindi si è dimostrato, proprio quest'anno è ripartito anche il concorso che il migliore in campo per una settimana può avere a disposizione un'automobile top. Vorremmo farla anche noi per quanto riguarda il gioco dei pronostici. Se ci sponsorizzano anche due automobili. Ok, vedremo. Non dormiamo la notte per pensare ai pronostici. Allora. Io volevo aprire con te la parentesi invece su una squadra che sinceramente non ci aspettavamo che perdesse in questo modo, perché perdeva 4-0. Sto parlando della Strea che è crollata sul campo di Cassino. Sì, anche se mi aspettavo una reazione importante da parte del Real Cassino, che è una di quelle squadre neopromossa che ha vinto il girone sud, diciamo così, del Lazio l'anno scorso, nella promozione, che deve sfruttare questo tipo di partite anche contro squadre che sono nobili di questa categoria. L'ha fatto in maniera importante. Il Real Cassino si sta distinguendo, è partito abbastanza bene, già incamerato dei punti, perché ovviamente dovrà lottare per la salvezza fino all'ultima giornata, forse anche a play-out, e quindi ha fatto bene a trovare questa vittoria. Speriamo possa venire a fare qualcosa più dalla primavera. Sappiamo che ha giocato anche a porte chiuse, la proprietà ha annunciato che sta facendo degli interventi per permettere ai propri tifosi di essere in tribuna già dalla prossima gara casalinga. Già, diciamo così, ha avuto il sostegno delle attività che sono accanto per poter comunque sia far vedere la partita ai propri tifosi, anche se da fuori. E quindi però la partenza è decisamente negativa. Non mi aspettavo invece lo stop della pista stessa a Monte San Biagio, perché avevamo detto che era una squadra pronta, che ha confermato gran parte dei giocatori che ha a disposizione. È una di quelle squadre che io penso ancora possa essere dietro quelle tre, quarta, quinta, sesta e settima, che possono essere lì e sfruttare eventualmente ogni passaggio a vuoto delle formazioni che sono davanti in classifica. Campus Eur riesce a ottenere i primi tre punti, no? Vincendo lo scontro importante con Rocca Secca. Si deve abituare, credo, il Campus Eur al girone B, non un po' come la Strea. È una squadra che punterà al campionato, salvarsi il prima possibile, poi vedere quello che succede, perché ovviamente è lì magari rispetto ad altre stagioni in cui si pensava un Campus Eur che poteva guardare in alto. Quest'anno è un po' diverso, deve anche fare un certo tipo di valutazione dal punto di vista tecnico, visto che è nel girone B, però io credo che abbia i mezzi per poter riuscire a salvarsi in maniera evidente, senza troppe fatiche, però è chiaro che deve mettere subito benzina nel proprio serbatoio. Chi invece è andato a perdere sul campo del Nuova Florida, il Parioli del presidente Lenzini, che poi ha costruito una bella squadra. Parioli che ha giocato bene, ha avuto tante occasioni, poi il Nuova Florida è stato un po' più cinico. Ecco, a proposito di Nuova Florida, presidente, visto anche il passato, no? Forse il vero problema del Nuova Florida, se vuole arrivare fino in fondo, è il Nuova Florida, cioè l'ambiente che deve rimanere un po' calmo, un po' tranquillo.
ragazzi, Nuova Florida è una società modello, ha vinto le categorie, ha tenuto Bussone per tanti anni, è arrivato in Serie D, è stato tanti anni in Serie D, vuol dire che sanno fare calcio. Danilo Pizzi sicuramente sa fare calcio, non devo, anzi io ho preso spunto da lui all'inizio nel modo di costruire le squadre, nel rapporto. Poi nell'ultimo anno è stato un anno un po' travagliato, i cambi di allenatore, sai, a volte il calcio è anche strano, ma adesso ha preso un grande allenatore che conosce la categoria, come Raffaele Scudieri, ha preso giocatori come ha sempre fatto, che non si conoscono, ma poi in campo sono sempre stati forti. Quindi secondo me, te l'ho detto prima, il Nuova Florida è una squadra che secondo me sarà tra le prime quattro, ma sicuramente verrà qui alla fine dell'anno. Squadra importante, una società importante, persone che hanno sempre fatto bene negli anni, hanno sbagliato tra virgolette l'annata l'anno scorso, dopo però erano 4-5 anni che stavano in Serie D con budget neanche troppo importanti, quindi vuol dire che sanno cosa fare, quindi attenzione. E attenzione anche al Parioli, che ripeto, ha costruito una bella squadra. Si sono divise la posta, altri due possibili protagonisti, Nagni e Gaeta nell'1-1. Insomma, questo è un girone che probabilmente è meno equilibrato del girone A. Ci sono quattro squadre che possono dire la loro e un paio che in coda, secondo me, avranno qualche problema. Inizia il Centro Sportivo Primavera, che dopo il saluto della famiglia Montella deve riassestarsi un attimino, perché il Centro Sportivo sta passando da una sconfitta all'altra. Mercoledì si torna in campo e qui ci sono alcune partite per i sedicesimi di andata di Coppa Italia che vale la pena veramente di discutere. Io credo che sono tante le partite. Allora, parto col vicepresidente Persi, giusto così per dire una frase rassicurante. Poi affrontate, poi forse venite a vedere la partita nostra. La frase rassicurante fortuna, che portiamo fortuna sempre, però dico la frase rassicurante è che forse vi è capitato in questo momento l'avversario più spigoloso che vi poteva capitare in Coppa Italia, la Dispoli. Ma siamo sempre lì, però sceglimene una che devi scegliere per giocare. Con chi giochi? No, del tuo girone. Sono tutti del tuo girone. Del tuo girone scegli di giocare. Io, boh. Con chi saresti tranquillo a giocare? Io o nessuno? Poi fai un po' te. Dai, sono serio, eh? Con chi vorresti giocare tu se facessi la squadra? Io dico, io sono contento per un motivo. Perché almeno non è lontano. Che l'anno scorso mi hanno mandato a Viterbo, a Civitavecchia. Almeno questo è vicino, la Rispoli è più vicino, quindi non posso dire niente. Però trovamene una. Mi dici con chi vorresti giocare? Con Civitavecchia? Con la Luis che ha appena vinto? Col Fiumicino che abbiamo fatto il pareggio? Con l'Ottavia che ha rischiato di vincere due? Con la Sorianese a 50 km? Dimmelo con chi vorrei giocare. Per me va bene, a parte quello che hanno scelto va sempre bene, perché dobbiamo farci andare bene. Però tu dici un avversario spigoloso. Se tu mi trovi un avversario che non è spigoloso, giuro che provo ad affrontarlo. Però volendo, la Lega qualche incrocio girone l'ha fatto, Pochissimi, qualche incrocio l'ha fatto, Sono un paio, l'hanno fatto solo in un paio di situazioni. Però di solito sono sempre girone. I primi turni fino alla semifinale sono quasi sempre girone, salvo casi eccezionali. Insomma, che partita sarà V3 Maccarese la Dispoli in Coppa Italia? Una partita difficile perché sono una squadra giovane, perché sono una squadra forte, perché le prime giornate hanno già fatto bene, domenica pareggiano col Tivoli, è una squadra che non ci regalerà nulla, però dall'altra parte noi siamo semifinalisti uscenti, c'è ambizione di far bene anche in Coppa, la rosa nostra è ampia. Quindi sono certo che sapremo farci valere. Chiaramente, come ti ripeto prima, sarà difficile, come sarebbe stato difficile incontrare chiunque altro del girone, con rispetto di tutti e dal timore di nessuno andiamo a affrontare anche la Coppa Italia. L'anno scorso è vero che alla V3 Maccarese mancava soltanto di incontrare il Manchester City, poi gliel'hanno messe tutte davanti in Coppa Italia, perfino alla fine esaurite le squadre forti del girone A, gli hanno messo davanti in Terracina, insomma, quindi ecco, capite che cosa è successo l'anno scorso. Allora Giovanni, tante belle partite in questa, se tu dovessi sceglierne un paio da consigliare a chi ci ascolta. Allora, vedo tre incroci girone, cosa l'anno scorso è accaduta solamente in semifinale, se non ricordo male, perché era sempre A e B e B. Allora vediamo un'occhiata, perché questa è bellissima. Tivoli Boreale, Romulo Lodigiani sicuramente sì, Rieti Certosa sicuramente sì,
Monte Spaccato, Nuova Florida sicuramente sì. Beh, se ne dobbiamo scegliere tre, scegliamo questi. Allora, mercoledì si gioca alle 15.30, meno la U3 Maccarese che gioca alle 18, quindi fate in tempo anche andare a vedere due partite. Sceglietevi una di queste gare dei sedicesimi di andata, perché Aranova, ricordo, andate e ritorno, e lo dico così quest'anno evitiamo equivoci. Nel Lazio non, la regola europea non conta, nel Lazio valgono, i gol in trasferta valgono doppio, quindi 0-0 in casa, 1-1 fuori casa, passa chi ha segnato il gol fuori casa. Lo diciamo subito perché l'anno scorso ce la siamo portata per tre mesi questa vicenda. Non riesco a capire il motivo, perché insomma il calcio professionistico ci dice ormai i gol in trasferta valgono come quelli in casa, stessa cosa per gli slot delle sostituzioni, che in eccellenza si ne possono fare 5 slot mentre in Serie A sono 3. Insomma, spero che si possa uniformare a quello che accade in Serie A e nella Coppa Europea. E peraltro non ci sono i tempi supplementari, se finisce in pareggio stesso identico risultato si va direttamente, ecco, ai calci di rigore. Qui il calcio professionistico per la Coppa Italia si è equiparato ai dilettanti quasi, perché fine quarti quest'anno non ci saranno i supplementari nella Coppa Italia. Allora, tante partite, dicevo, bella anche Parioli-Unipomezia, Pomezia-Luis, Tivoli-Boreale, insomma Valmontone-Paliano, sceglietevi la partita, poi ci sarà il 2 ottobre le gare di ritorno. Perché la Coppa Italia tutti quanti all'inizio la sottovalutano, poi ricordo che alla fine è una sorta di potenziale porta di servizio per accedere alla categoria superiore, perché bisogna andare a vincere quella nazionale, però insomma, comunque è sempre un trofeo. Nella parte finale c'è la rubrica delle brutte figure, però prima è normale che io non posso non toccare col vicepresidente che c'era un argomento. Allora, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza del comitato regionale, ha vinto, avvantaggiato peraltro un collega perché ha scritto sul Messaggero per tanti anni. Lei c'era all'assemblea, com'è andata, cosa è successo e come giudica l'esito delle votazioni? Allora, c'ero, ne ho preso parte attiva, sono contento che ci sia stato un confronto democratico, perché è sempre positivo. Per la prima volta c'erano due candidati, di solito era un candidato unico, c'è stata un po' di scomodità per noi, perché ci hanno messo veramente dei tempi biblici per la registrazione, perché c'era un problema anche c'è stato un problema, come sappiamo, una settimana di firme e di verifiche, quindi hanno voluto fare le cose iperaccurate per evitare qualsiasi tipo di contestazione. E ha vinto Roberto Avvantaggiato, a cui faccio un grande in bocca al lupo. Credo nel cambiamento costruttivo, ponderato, studiato, ma fatto. Non credo nelle rivoluzioni, quindi sono contento che abbia vinto Roberto, però Roberto adesso ha un compito importante, deve traghettare il comitato regionale nel 2028. Ne sono 4 anni nei quali abbiamo bisogno di riforme per l'eccellenza, per le prime squadre in generale, per l'elite, per la scuola calcio. Abbiamo bisogno di supporto a 360 gradi, mi sono permesso anche di dirgli la mia opinione, ma sono ottimista, è stato un confronto tosto, ma tutto sommato leale e corretto. Poi il risultato è stato ampiamente a favore di Roberto Avvantaggiato, e ripeto, auguro a lui un grande in bocca al lupo. E mi permetto di fare la prima proposta: le gare di Coppa Italia non si possono giocare alle 8:30 di sera. Perché? Eccellenza alle 8:30 di sera, Coppa Italia è bellissimo. Infatti noi la facciamo alle 6, che è l'ultimo orario, ma se la potessi fare alle 8:30 la farei alle 8:30, perché giocano il mercoledì, perché dobbiamo rompere le scatole a chi lavora? Lavorano, poi vengono a campo e giocano. Abbattiamo i costi, per esempio, e poi è bello, no, vedere una partita notturna. Se hai l'impianto, noi abbiamo l'impianto omologato, perché non arrivo a fare 8:30? È più bella, è più spettacolare. Lo scorso abbiamo fatto la partita col Terracina all'andata, che l'abbiamo fatta alle 6 di sera, purtroppo era in concomitanza col derby, quindi non è stato proprio un pienone, ma è stato bello l'effetto del notturno in una partita di Coppa Italia. Proviamoci, ma io farei anche in campionato l'anticipo del sabato sera alle 20:30, magari in diretta televisiva, tante cose si possono fare. Peraltro, splendido ricordo di quella partita di Coppa Italia, perché c'era in concomitanza il derby, che il presidente ricorderà il risultato di quel derby. Ma no, però possiamo fare un sondaggio: chi ci sta seguendo, suggerisce la direttrice, e voi che ci state seguendo commentate,
se ci fosse una partita di Coppa Italia mercoledì alle 20:30, quest'anno capita spesso con la Champions League, perché è aumentata la Champions League il numero di partite, andreste a vederla? Fareste magari dei chilometri dopo il lavoro per andare, che so, a vedere Puttre Maccarese e la Dispoli? Lo fareste? Mi piacerebbe una proposta, perché proprio il regolamento della federazione, perché faceva bene il dottor Persi a dirlo, dopo le 18 non si può più giocare la partita delle Coppa Italia. Le partite sono programmate tra le 14:30 e le 18, come previsto proprio sul vademecum della federazione. Io mi auguro che il nuovo presidente, nonché collega avvantaggiato, oltre a raccogliere l'invito per giocare alle 8:30, ben vengano le partite di notte, hanno un fascino particolare, vada a colmare, lui che è del settore, una lacuna grave, che è quella della comunicazione, perché noi in questi anni, l'abbiamo detto in questa trasmissione, lo hanno detto anche altri, per anni ha latitato fortemente il comitato regionale dal punto di vista dell'informazione. Mi auguro adesso che c'è un giornalista al vertice, attrezzi un super mega ufficio stampa, le notizie siano a getto continuo e la stampa non sia costretta ad andare a caccia di notizie sul sito o sui vari siti della Lega Dilettanti. Allora, io la domanda che ci fa il nostro Patrizio De Rosa, che saluto, la giro ovviamente al vicepresidente Persi, che è un dirigente. Allora, la domanda di Patrizio, che si chiede se con la nuova presidenza ci sarà maggiore attenzione per i club del Lazio del Sud, in realtà apre una storia che conosciamo, no? Lazio del Sud ha un problema strutturale forte, ci sono squadre che da anni giocano a porte chiuse, mancano gli impianti. È vero che lì la competenza forse è più dei comuni che della Lega, però è anche vero che una Lega presente, un comitato regionale che pressa le amministrazioni, potrà fare qualcosa. Secondo lei cambierà veramente tutto da nord a sud? Assolutamente, da quel punto di vista dell'impiantistica no, perché no, il comitato regionale non può fare nulla, cioè se la questura di Pomezia ha detto che il campo di Pomezia è inagibile, il comitato regionale non può fare nulla. Cioè il comitato regionale può dare assistenza tecnica attraverso i suoi incaricati o consulenti, il suo architetto, per dire, come ha fatto con noi per alcune cose che abbiamo domandato per l'omologazione del campo. Punto. Dal punto di vista delle squadre del sud che hanno problemi di impiantistica, il comitato regionale non può fare nulla, quindi è inutile che si faccia demagogia, ce l'abbiamo col comitato. Il comitato non può fare nulla, il comitato organizza le partite, il comitato, posso arrabbiarmi tra virgolette perché ha messo il Valmontone nel girone A e il Monte Spaccato nel girone B, faccio un esempio a caso. Allora quello è competenza del comitato. Il comitato ha deciso di fare campionati elite, non mi piacciono i campionati elite, è competenza del comitato. Torniamo ai regionali senza fare l'elite, quelle sono cose di competenza del comitato. L'impianto chiuso a Colleferro, a Gaeta o a Formia o a Pomezia non è competenza del comitato. Il comitato non può fare nulla, neanche fare pressione su chi che sia. La cosa la può fare la popolazione, il sindaco, presidente, quelli sono quelli che possono fare pressione, non il comitato regionale. Il comitato regionale si limita a registrare. Allora, arrivano già le prime adesioni. L'avvocato Fischer, che è dirigente della Boreale, che peraltro avremo nei prossime settimane ospite studio, saluto l'avvocato che ci ha dato la disponibilità, è d'accordo con la proposta del vicepresidente. Infatti giocare di sera sarebbe tutta un'altra cosa. Io vi ricordo anche infatti che chi gioca nei dilettanti, salvo pochissime eccezioni, salvo i giocatori delle squadre, salvo qualcuno delle sette sorelle, sono gente che lavora, che si alza la mattina, che stipendiata e che si va a allenare, che quando si gioca di mercoledì deve chiedere qualche ora di permesso al lavoro, e non sempre questo può succedere. È arrivata la famigerata rubrica delle brutte figure. Partiamo dal girone A. Allora, si gioca domenica 22 settembre, tante belle partite. Io ovviamente le patate bollenti le lascio poi a Giovanni, e d'altra parte l'eredità ha un suo peso, e parto invece con quella che secondo me, presidente, è forse la più bella partita di questa giornata, sperando che si giochi dove si deve giocare. Sto parlando di Viterbo Pomezia. Che si aspetta? Aspetta, testa o croce? No, Viterbo Pomezia pareggio. Pareggio, l'esordio di Ossa di Rocchi non perde il Viterbo. Però il Pomezia è forte, perde manco il Pomezia, quindi 1-1. Salomonico come sempre, prima patata bollente, sta seduto qua. Aurelia Antica, V3 Maccarese. Aurelia Antica, V3 Maccarese. Allora, l'Aurelio lo vedo mercoledì, quindi dovresti chiedere mercoledì facciamo un'intervista a fine partita all'Aurelio e ti dico il pronostico in diretta su Aurelio. No. Dai. Vince la V3 Maccarese 2-1.
che quest'anno Giovanni Pimpinelli ha deciso che oltre a fare il pronostico, che già è difficile, va direttamente con risultato fisso e qualche volta ci prende anche. Altra bella partita che tutt'altro che scontata sulla carta, per tanti motivi, vicepresidente, Cira Vecchia Boreale. Tutte le più facili me ne ha Ti do un altro pareggio, perché il Civita Vecchia in casa fa fatica a perdere, perché la Boreale è una grossa squadra, sono due grosse squadre, in questo momento c'è equilibrio, vedo un 1-1 o anche un 2-2. Che sarebbe spettacolare, io alterno di qua con Giovanni, così faccio impazzire la nostra fantastica regista Felicia Cagionelli. Allora, vicepresidente dice sta la seconda giornata, tutti devono carburare, c'è tempo, è settembre, eh? Io però ti dico che a Ranova Colleferro c'è qualcosa forse in palio molto più del semplice risultato, no? Sì, però in questo momento ovviamente credo che tutti vediamo meglio la Ranova rispetto a Colleferro. È chiaro che ragionando così, senza fare voli pindarici, senza voler fare il pronostico esaltante, dovremmo dare vittoria alla Ranova. Io non credo che sia una partita da pareggio, vince uno o vince l'altra. Voglio andare sul tranquillo, visto gli errori della settimana scorsa, 2-0 per la Ranova. Va sul tranquillo poi, 2-0 tranquillo. Altra partita bella, perché secondo me, ripeto, sono due squadre per motivi diversi, divertenti, crocciose, granitiche. Insomma, non ci sarebbe da stupirci se Certosa la Dispoli fosse scoppiettante, no? Sì, però credo che il Certosa non ha ancora vinto, gioca in casa. Se non mi vince il Certosa, diciamo anche 3-1. Vai, azzardiamo oggi. Andiamo con il risultato esatto. Oggi abbondiamo proprio. Io smaggisco un giuri che sta facendo il direttore Michesi, che ci sta guardando in questo momento. Sarà complicata, perché ripeto, la Dispoli è una squadra difficile da battere. Certosa è una squadra che si nasconde, è vero, però poi quando vuole giocare, Certosa lo ha dimostrato. Io, come sapete, unisco sempre alle brutte figure, perché ci mancherebbe, non è che lascio soli i nostri fantastici ospiti. Io mi prendo Valmontone Romulia, e secondo me, se la Romulia fermasse il Valmontone, non mi stupirei, perché ripeto, occhio alla Romulia, che è una squadra della quale si è parlato poco. Noi fino a poche settimane fa neanche sapevamo chi era il nuovo allenatore, poi improvvisamente hanno aperto la comunicazione e di questo li ringraziamo. Io mi aspetto una grande Romulia sul campo del Valmontone. Allora, altra squadra che deve reagire è l'Ottavia, conoscendo il mister Porcelli, che le urla si saranno sentite fino a Prima Valle. Che partita si aspetta Fiumicino Ottavia, visto il Fiumicino poi ieri, l'ha visto ieri? Non vorrei essere nei panni di mister Porcelli, che Fiumicino in casa è più tosto che fuori, al Desideri è tosto, è tosto andare a vincere al Desideri. Per me mister Porcelli deve puntare a portare a casa il punto, e secondo me alla fine ci riesce, quindi dirò anche uno 0-0 secondo me. È così scontata secondo te, Giovanni, Tivoli Sorianese? Sembra scontata. La Tivoli non ha ancora vinto questo campionato, perché è una partita fatta una pareggiata. La Sorianese ovviamente parte con, non proprio con i favori del pronostico, però insomma, un pronostico ragionato ci dice che la Tivoli vince, potrebbe anche uscire fuori la Sorianese, comunque sia qualche freccia al proprio arco, potrebbe anche uscire, fare una partita ricca di gol, un 3-2 dovrebbe uscire fuori per la Tivoli. E per chiudere col vicepresidente, l'altra semplice, che semplice non è, Luis Rieti. Vince Rieti perché anche Rieti non ha ancora vinto, perché ha bisogno di vincere, perché è una squadra forte, perché vince Rieti 2-3-0. Forse a 1, dai. Segnateli questi pronostici, perché poi tanto quello che sul web resta tutto quanto in eterno. Allora, girone B, qui veramente c'è di che sbizzarrirci, perché ci sono partite estremamente interessanti. Partiamo da quella che, insomma, quella un po' più combattuta, no? Sulla carta, viste le rispettive ambizioni, insomma, un gran bel Montespaccata Nagni. Montespaccato in casa per me vince anche abbondante, ma almeno di 2, 3-1, 4-2. Il peccato che non si può scommettere legalmente sulle partite di eccellenza, perché facciamo fare i soldi a chi ci ascolta. Qualcuno incassava comunque. Allora,
c'è una bella partita. Vediamo se andovino. Astrea Nuova Florida. Astrea Nuova Florida. La Nuova Florida ha preso ancora giocatori, ne ha annunciati altri 4, tra Parioli e Florida non so chi ha annunciati di più, che hanno giocato, quindi è anche difficile capire la loro valenza perché non conosciamo il loro curricula, chiedo scusa. Astrea Nuova Florida, però l'Astrea ha preso 4 gol a Cassino, 1-1, Nuova Florida ancora deve saldarsi dal punto di vista della compattezza tecnica, l'Astrea deve sfogarsi dopo la sconfitta, l'Astrea non fa tante sconfitte di seguito, quindi 1-1. Poi ci sono partite che sulla carta sembrano scontate, Fiorentino-Paliano, splendido il Fiorentino, veramente una squadra che secondo me quest'anno si può divertire in maniera incredibile, vi preannuncio che tra qualche settimana avremo i dirigenti del Fiorentino nei nostri studi, hanno accettato la nostra proposta, noi l'anno scorso abbiamo tifato spudoratamente Fiorentino, io e Marco Scorsini, per la salvezza quando era ultimo la centrata. C'è un bel Parioli Monte San Biagio, Parioli, altra squadra che è chiamata al riscatto, c'è Vissez Primavera, qui credo che se il centro sportivo Primavera non si dà una scrollata rischia veramente l'imbarcata, Unipomezia Rocca Secca, stesso discorso, e invece Giovanni, un bel Gaeta Pontinia. Una bella partita, però il Pontinia non è partito bene in questo campionato, meglio il Gaeta anche se non è riuscito ancora a inserirsi nella lotta al vertice, forse ci vorrebbe fare questa domenica 2-0 per il Gaeta. Completa il quadro poi, c'è cioè, Lodigiani Arcia, questa Lodigiani è qualcosa di una macchina da guerra veramente, Real Cassino Campus Eure. Io peraltro, se non ho visto e letto male... Non hai fatto a fare pronostici di partite facili? No, assolutamente no. Io se non ho letto male, qualcuno ha festeggiato il compleanno ieri o l'altro ieri? Sì, ieri. Quindi tanti auguri al vicepresidente Persi che ha fatto 18 anni, voi lo vedete così, ma ha fatto 18 anni... Come si dice 18 sono quelli dentro, gli altri sono quelli fuori. Sì. Quelli sono aumentati lo scorso anno nel finale di campionato, perché quello che abbiamo visto insomma l'anno scorso è stato, ecco, poi ecco, riavvolgendo il nastro, un gran peccato, perché è una squadra che vince nel girone di ritorno, se ricordo bene, 15 partite su 16 su 18. Le ultime 18 partite vinte, una pareggiata e una persa. Ecco, una squadra che domina il campionato, una squadra che butta il campionato, io lo dirò sempre che la U3 Maccarese il campionato l'ha buttato non a Civitavecchia, ha buttato a Viterbo, perché quella è una partita che poteva vincere. A parlare di campionato buttato, ripeto, hai vinto 16 partite su 18, non hai buttato un campionato, hai vinto un campionato e c'è stato uno che ne ha vinte 16 su 18 come te. E quindi bisogna dire bravi noi e bravi loro, non è buttare, anche un pareggio lo puoi fare, non è un campionato. Cioè se io avessi fatto 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, andiamo a analizzare il pareggio più sfortunato che hai avuto, l'hai perso lì. 16 sì, ma su 18. Sinceramente, no, guardando le migliaia di persone che vedono questa trasmissione, sinceramente, se le dicessero può scegliere di rigiocare Viterbo U3 o Civitavecchia U3, quale vorrebbe rigiocare? Ma vorrei giocare probabilmente uguale, vorrei decidere a testa a croce, sono due partite difficili con due squadre forti, noi probabilmente Civitavecchia non eravamo con la testa giusta a fare quel tipo di partita, a Viterbo abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, però siamo stati sfortunati con episodi all'inizio, gol che non è entrato, loro fanno 2-3 gol casualissimi, una partita strana... Sì, se potessi scegliere la rigiocherei, però comunque la legge dei grandi numeri non le puoi vincere tutte le partite, ripeto. Calcio è uno sport nel quale fare 16 vittorie su 18 nelle ultime 18 partite in quel girone, perché non era tanto diverso da quello di quest'anno, il girone dell'anno scorso, è una cosa clamorosa. Quindi non bisogna solo toglierci il cappello, dire bravi ragazzi, bravi lo staff, bravo al mister e bravi gli avversari. Stop, fine, punto. Non c'è da recriminare. Ci ho provato, ma presidente un muro. Se poi dobbiamo recriminare su qualcosa, ti recrimino due cose che ci sono successe. Recriminiamo. Semifinale Coppa Italia a Terracina, impiccata da un rigore non dato e un gol con fallo subito. Una partita oggettivamente condizionata dall'arbitro. La finalissima Corrieti, arbitro bravissimo, premetto arbitro bravissimo, ma ci sono due rigori colossali, l'ultimo per noi. Fallo clamoroso, mi pare, su Guiducci in area, calcio d'angolo, colpo di mano del difensore, l'arbitro non se l'è sentito, non l'ha visto, quelle sono le recriminazioni, neanche me posso, io ho fatto i complimenti all'arbitro a fine partita, attendiamoci, fa parte del calcio, l'arbitro sbaglia come sbaglia il giocatore, arbitro bravissimo, però io ho perso la Serie D per questi episodi.
andiamo ai rigori, poi vedremo come finisce, magari perdiamo uguale, però i rigori sono solari, sono clamorosi, l'hanno visti tutti, l'arbitro non l'ha visto, sfortunato non averli visti. Io non faccio mai polemiche con gli arbitri, lo sapete, però recrimino che l'arbitro stesse un po' più attento e lo vedesse, cambiare il campionato. E allora, noi siamo giunti in conclusione, io non so neanche guardare l'ora perché vedo che abbiamo fatto un'ora e mezza di trasmissione come una partita, ma io so quando ci sono gli ospiti che poi ci danno lo spunto, noi andiamo avanti fino in fondo. Allora, intanto ringraziamo i padroni di casa, lo storico Bar Delfini alla Dispoli, i nostri studi televisivi, veramente grazie a loro che ci ospitano ormai da tanto tempo. Prima di saluti al, al vicepresidente Persi, gliel'avevo preannunciata la domanda. Allora, lunedì è stato un esordio anche per te, no? Al di là che la tua competenza, il miglior giornalista delle nuove generazioni, lo sapete, io, Felicia, tutti quanti eravamo curiosi di una cosa, ma quando sei tornato a casa, no? Sia in famiglia che poi gli amici a Civitavecchia, perché la puntata l'hanno vista tutti, che ne dico, che ti hanno detto? No, no, è piaciuta questa nuova versione, cerchiamo anche di dare una... un racconto, proviamo a fare questo racconto, insomma, facendo vivere anche l'atmosfera, siamo al bar, siamo tra persone che hanno della passione per il calcio, proteste non sono arrivate. Io giro tranquillo per strada, non ho la scorta, nessuno vuole menare. Nessuna protesta, preoccupati. Non lo so, vedremo poi nei prossimi giorni dopo questa puntata. Per favore, contestate Giovanni, se no è inutile. Scherzi a parte, abbiamo fatto un acquisto fenomenale, miglior giornalista delle nuove generazioni, e io spero che possa Giovanni tornare a commentare presto le partite di campionato, perché veramente è un piacere ascoltarlo per la competenza. Vicepresidente Persi, oltre che grazie di cuore come sempre, non posso dire altro, un grandissimo in bocca al lupo a questa V3 Maccarese. Si dice sempre che il calcio poi alla fine rappresenta anche un senso di giustizia, no? Quello che ti toglie da una parte alla fine qualche volta te lo restituisce, non sempre, ma te lo restituisce. E voi, insomma, siete in forte credito, no? Credo con la buona sorte di un certo tipo. Dipenderà da noi, se vorremmo andarcelo a prendere ce lo possiamo riprendere, se aspettiamo che ce lo diano gli altri il fato non te regala niente a nessuno. Sarà un grande campionato, un bocca al lupo a tutti, sarà divertente, mi auguro che ci sia sportività, passione, serietà, e sinceramente mi auguro veramente che chi vincerà il prossimo campionato disputerà la Serie D l'anno prossimo, perché quello che ho visto quest'anno è la morte di questo sport. Sottoscrivo in pieno, chiunque arriva a primo per favore iscrivetevi al campionato di Serie D, perché non vorremmo passare altre 37 puntate a raccontarvi di un mondo che poi qualcuno i primi di giugno ci dice che avevamo scherzato. No, sono contento che si stia facendo luce anche su questo mondo dell'eccellenza del calcio laziale, vedo che c'è interesse, stanno partendo nuovi progetti, per esempio stasera parte la nuova edizione della trasmissione dedicata al calcio laziale, è partito anche un podcast dei miei ex colleghi di My Soccer Player che si chiama Tridente, potete vederlo su YouTube, ospite della prima puntata c'è stato Carlini, adesso gioca al Gaeta, con Leo Talusi e Marco Reta che erano con me a My Soccer Player, Leo Talusi ha commentato l'anno scorso molte volte la V3 Maccarese, e quindi insomma magari dateci un'occhiata perché dovrebbe essere uno spunto per parlare sempre di più di calcio laziale. E piccole trasmissioni sull'eccellenza crescono e noi ne siamo contentissimi. Grazie al vicepresidente della V3 Maccarese Andrea Persi, tanto poi noi prossimamente verremo allo stadio a rivedere le partite della V3 Maccarese come vi ho fatto lo scorso anno. Con Giovanni Pimpinelli, se Dio vuole, ci vediamo lunedì prossimo. Un saluto a Marco Scorsini che ci sta guardando dalla lontana Angri. Che dire, Giovanni, anche questa è andata. Eh sì, facciamo gli auguri a mister Scorsini per i prossimi appuntamenti. Domenica preferi giocare in casa. Angri Manfredonia, bella partita. E giustamente poi gli auguri a Marco anche da parte del vicepresidente. Bocca al lupo mister Scorsini nella lontana Angri. Bocca al lupo mister, un saluto, a presto. Grazie a tutti, se Dio vuole torniamo lunedì prossimo quando sarà con noi ospite graditissimo un altro amico di questa trasmissione, Massimo Castagnari, tecnico del Civitavecchia. Ciao Massimo, mister Massimo, mi raccomando la Tizzanzare. Ecco, Massimo Castagnari, no, si entra solo portando l'Audan ormai in questa trasmissione, almeno finché il tempo non ci fa salutare le zanzare. Grazie a tutti, torniamo lunedì prossimo.